Ciao, ciao, ciao! Rieccoci qua con la seconda parte di Un silenzio eloquente. Pensi davvero che la tua freccia possa colpirmi prima che la mia lama trafigga il tuo cuore? Proviamo. Sei una ragazza sveglia, Carlaia. Acquistare la tenuta Golden Glow e finanziare la distilleria Honning Brew è stata una brillante idea. Per sconfiggere un nemico devi prima indebolire i suoi alleati. È stata la prima lezione che Gallus ci ha impartito. Sei sempre stata molto diligente. Non abbastanza, altrimenti Gallus sarebbe ancora vivo. Gallus era ricco e aveva te. Non doveva fare altro che guardare dall'altra parte. Hai dimenticato il giuramento che abbiamo prestato come Nightingale? Ti aspettavi davvero che passasse sopra i tuoi metodi? Basta chiacchiere. Avanti, Carlaia. È tempo che tu e Gallus torniate insieme. Non sono una stupida, Mercer. Incrociare le lame con te sarebbe una condanna complicata. Ma ti prometto che la prossima volta che ci incontreremo sarà la tua fine. Interessante. Pare che la storia di Gallus si sia ripetuta. Carlaia mi ha fornito i mezzi per eliminarti e questa antica tomba diventerà il luogo del tuo riposo eterno. Ma lo sai qual è la cosa che mi affascina di più? Il fatto che tutto è stato possibile grazie a te. Addio, porterò i tuoi saluti a Brynjolf. Vabbè, insomma, quello che dovrebbe essere il capo della Gilda è un traditore. Wow. E lei non invece no. Così in fretta. Come ti senti? No. Ma va? Ti ho salvato la vita. La punta della mia freccia era intrisa di una speciale pozione paralizzante. Ha rallentato il battito del tuo cuore e ti ha impedito di morire per dissanguamento. Se avessi voluto ucciderti ora non saremmo qui a parlare. La mia idea originaria era di utilizzare quella freccia su Mercer, ma non avevo una traiettoria di tiro pulita. All'ultimo istante ho deciso di toglierti di mezzo, e così ti ho salvato la vita. Più di quanto immagini. Ho impiegato un anno a perfezionare la pozione su quella freccia. Ne avevo una quantità sufficiente per un solo tiro. Speravo solo di prendere vivo Mercer. Mercer deve essere portato di fronte alla Gilda per rispondere di ciò che ha fatto. Deve pagare per l'assassinio di Gallus. La mia idea di tendere un'imboscata a Mercer al santuario di Velo Innevato non era solo dettata dall'ironia. Prima che arrivaste, ho trovato un diario fra i resti di Gallus. Credo che contenga le informazioni di cui abbiamo bisogno. Vorrei tanto saperlo, ma il diario è scritto in una lingua che non ho mai visto prima. Entir, l'amico di Gallus all'Accademia di Winterhold. Ma certo! È l'unico straniero a cui Gallus aveva confidato la sua appartenenza ai Nightingale. Eravamo in tre. Io, Gallus e Mercer. Eravamo un gruppo in incognito della Gilda dei Ladri a Riften. Forse più tardi ti racconterò dell'altro. Per ora devi andare a Winterhold con il diario e farlo tradurre. Ecco, prendi. Potrebbero servirti durante il viaggio. Ricorda, parla che solo storia. Qui. Vabbè. E non ti fidare di nessun altro. E qui si la missione Un silenzio eloquente è finita. Si inizierà una nuova missione. E il video di questa missione arriverà a breve. Vi dico subito che
Ne vedremo delle belle. Non mi interessa quante accademie costruiscono. In quella missione. E mi raccomando, se volete iscrivetevi al canale per vedere i nuovi video. Carlaia? Avere subito allora in anteprima la pubblicazione dei video. Se i miei video vi piace, vediamo. Lasciate un like. Di Gallus. Iscrivetevi in tanti. Amico, ma sempre continuate a seguirmi. Sicuro di sé. Ha scritto tutto nella lingua dei Falmer. No, ma conosco qualcuno. Facciamo che potrebbe parlare farlo. Questo tipaccio. Il mago di corte di Markarth, Calselmo, potrebbe avere il materiale necessario per tradurre il diario. Un avvertimento. Calselmo è molto geloso delle sue ricerche. Non sarà facile ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Calselmo è testato con questo come tutto, un muro. Spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di spolliciare un bel pollice in su. E iscrivetevi al mio canale. E ciao a tutti!